qualche premessa prima della presentazione della legge per inquadrare il problema. Partiamo da lontano, perché io sono un matematico, sono abituato a fare, nella vita ho fatto ricerca scientifica, non ho fatto politica da poco tempo, e quindi mi piace affrontare i problemi cercando di capire nella completezza la situazione. Allora entriamo in un problema nuovo e allora entriamo in punta di piedi, in piccoli passi per capire, e guardiamoci attorno per sapere cosa succede nel mondo. Può sembrare irriverente questo mio inizio, ma non lo è, te lo dico subito, non lo è, anche se può sembrare tale. Cominciamo a guardare gli animali. Come ci ha spiegato Conrad Lorenz, il grandissimo Conrad Lorenz, conoscendo l'etologia, cioè i comportamenti animali, si può capire anche qualcosa degli uomini, non sempre, qualche volta. Gli mammiferi, i nostri animali più vicini, i mammiferi. Bene, lì la situazione è semplice. Gli individui deboli vengono abbandonati, tranne i cuccioli, perché quelli che hanno abbandonato i cuccioli sono estinti, perché hanno perso i cuccioli, quindi sono estinti. In generale, un individuo debole viene abbandonato, non ci sono le risorse all'interno del gruppo per difenderlo, tra gli animali. Quindi non è un esempio che in questo caso sia perfetto per noi, però dobbiamo capire. Se guardiamo invece gli uomini nelle loro tribù primitive, nei modi più semplici, ma guardate che questo era vero fino a un po' di anni fa, non sempre, ma insomma, specialmente nelle tribù più antiche, le popolazioni più antiche, gli anziani, che sono poi quelli deboli, perché i malati praticamente non esistevano nei millenni passati o nei secoli passati, uno guariva o moriva, non c'erano scelte, non c'erano farmaci, non c'era medicina sostanzialmente, erano cose marginali. Ma se guardiamo gli anziani, che sono gli individui deboli in una comunità, vengono ascoltati per quale motivo? Io sono del 46, quindi ho 65 anni, con i 1000 quasi. Ecco, mi ricordo cose di 50 anni fa, insomma. Mi ricordo le cose che mi raccontava mia nonna quando era bambina lei, quindi capite, un anziano ha una memoria storica di un secolo, due secoli. Quando mancava la scrittura, quando mancavano, diciamo, documentazioni, adesso uno dice vado su internet, in Wikipedia trovo tutto adesso, ma fino a pochi anni fa non c'erano queste cose. Quindi l'anziano non era cacciato, anzi era ascoltato, perché rappresentava una tradizione, una conoscenza che i giovani non avevano, che dovevano apprendere da questo anziano. Anche se poi l'anziano è un individuo debole, nel senso che deve essere aiutato, sorretto, coperto, protetto, insomma, non è tra i forti in una collettività. E questo, diciamo, per inquadrare un pochino come il nostro retaggio storico, anche ancestrale, di esseri umani. Poi vedete, l'umanità nella sua storia si trova o si è trovata ad affrontare sempre problemi nuovi, posti dalla storia. Li ha affrontati, c'è stato dibattito, scontro, guerre, lotte, un po' di tutto. Alla fine, su certi temi, l'umanità ha maturato un'opinione su certi temi, o almeno una bella fetta di umanità, o almeno quella che può essere vicino a noi, ha maturato un'opinione condivisa su certi temi, su altri no. Temi su quali ormai c'è un'opinione condivisa, la schiavitù. Nessuno di noi adesso accetterebbe che un uomo possa essere schiavo di un altro uomo. C'era al tempo dei Romani, c'era nel Nord America nell'Ottocento,
Quindi non parliamo di cose immensamente lontane, però con l'evoluzione della storia l'umanità ha maturato questa opinione. Un altro tema sul quale siamo abbastanza d'accordo in tanti, ma non tutti, la democrazia. Tuttora in certi paesi non si vota, fino a pochi anni fa non si votava in tanti più paesi. La democrazia non è stata la forma di governo naturale dell'umanità sempre, anzi, è una cosa recente. Il voto alle donne, le donne hanno votato per la prima volta in Italia pochi giorni prima che io nascessi, il 2 giugno del 46, sono il 13 giugno. Prima le donne non votavano, ora sarebbe inconcepibile non far votare una donna. Prima sembrava naturale, mia madre raccontava di quanto era emozionata perché andava a votare, sua madre non ha mai votato. Un altro tema sul quale siamo abbastanza d'accordo, in senso negativo, le torture, anche se pare che non hanno dei risultati, ma non è concepibile prendere uno e torturarlo e fargli confessare qualcosa per noi. Eppure ancora in certi paesi si usa. Su altre cose, per esempio, l'umanità, o se volete il mondo occidentale, perché è quello più dove noi ci troviamo meglio, non ha maturato un'opinione comune, uno banale, tanto per dirlo, se meglio la Repubblica o la Monarchia. Ci sono Repubbliche e sono Monarchie. Nessuno di noi si scandalizza, ci può essere una cosa, ci può essere l'altra. Un altro tema sul quale non c'è l'accordo, purtroppo, sulla pena di morte. In certi paesi c'è la pena di morte. Per noi è una cosa inaccettabile. Per altri paesi che vengono giudicati evoluti, democratici, moderni, la pena di morte c'è. E a dire questo a noi può sembrare incredibile. Altre questioni sulle quali, diciamo, l'Italia è arrivata, anche se con grandi dibattiti, e non siamo tutti d'accordo. Mi riferisco al collega Pino Morandini. L'aborto. Sul divorzio forse sì, non lo so, sentiremo. Ne parleremo. Sull'aborto no, so che quella opinione è diversa. Eppure ecco, si è maturata una certa opinione. Quindi l'umanità, nella sua evoluzione, si è trovata spesso a dover affrontare problemi nuovi, qualche volta ha trovato un punto di vista condiviso, certe altre volte non ha trovato un punto di vista condiviso. Ora, di recente, si pone il problema del fine vita, della fine della vita. Perché si pone? Prima non si poneva, perché non c'erano le terapie, gli antibiotici sono arrivati durante la Seconda Guerra Mondiale, insomma. Prima di infezione, Mameli è morto di infezione per una ferita accidentale, rito di Mameli, per fare un esempio. Ma la morte, se andiamo a leggere, insomma, io ho letto abbastanza la storia di matematici, per esempio. Molti di questi hanno perso i genitori quando erano ancora bambini, perché morivano, si ammalavano, morivano, poi morite, si moriva, si prendeva freddo, non c'erano risparmiamenti. Quindi la morte è sempre stata vicina e non si riusciva a curare, sopravvivere quasi era una fortuna, un fatto positivo. Ora, diciamocelo sinceramente, fortunatamente non è così. Ci sono le terapie, ci sono dei metodi di indagine, ci sono delle macchine che possono curarci in qualche modo. Quindi si pone il problema che la gente è sostanzialmente in salute, cioè uno che nasce ha ragionevoli probabilità di vivere fino ad adulto. C'ho gli incidenti stradali, c'è qualche malattia che non si può curare, ma insomma sostanzialmente la sopravvivenza è alta, mentre prima invece la sopravvivenza era bassa. Però cosa vuol dire questo? Che abbiamo la possibilità di portare molto in avanti la vita delle persone. Prima di tutto con i farmaci, uno prende la pillola contro la pressione alta, prende la pillola contro il colesterolo, eccetera. Quindi gode di una buona salute fino a un'età ragionevolmente avanzata.